Bella ragazzi, oggi siamo qui per lo speciale dei 1000 iscritti, che come vedete è un'intervista doppia. Vi ringraziamo ancora per questo importante obiettivo che abbiamo raggiunto. Vi lascio al video, godetevelo, ridete il più possibile. Bello. Pronto? No. Iniziamo con le domande facili. Vai. Nome? Davide. Federico. Cognome? Zini Gamberoni. Anna Loro. Soprannome? Dead. Già non lo so. Mi chiamano Anna perché è il diminutivo di Anna Loro, sennò Fede. Mi hanno chiamato in vari modi. Anno, mese e giorno di nascita, rigorosamente in quest'ordine. 1998, marzo 21. Che strano, cara. Allora, 1998, ottobre 28. Hai fratelli o sorelle? Sì, una sorella. Sì, un fratello. Bene, ora le domande facili sono finite. Ok. E già è comunque difficile. Questa è la prima vera domanda importante. In quale casa ti ha smistato il cappello parlante? Serpeverde. Serpe verde, quindi apprezzi l'ambizione, l'astuzia e l'intraprendenza. Certo. Tasso rosso. Tasso rosso, quindi apprezzi il duro lavoro, la pazienza e la lealtà. Sei fidanzato? No. No. Racconta come, dove, quando e perché hai conosciuto Davide. Allora, Davide l'ho incontrato a scuola, frequentavamo lo stesso istituto, anche se non la stessa aula, ed era un amico dell'altro Davide che all'inizio del canale era presente anche lui. L'ho conosciuto lì sul treno, sul traghetto, e in questo viaggio pian piano ci siamo conosciuti meglio e ora siamo, prima che soci, grandi amici. Facevamo la stessa scuola, però nella scuola c'erano corsi diversi. Però facevamo il tragitto assieme. Sul traghetto così ci siamo messi a giocare assieme col telefono, una roba del genere. E poi da lì eravamo in gruppo e alla fine il legame si è fatto sempre più forte tra noi due. Qual è il tuo colore preferito? Arancione. Penso rosso. Cosa ti ha insegnato stare su YouTube? Allora, sicuramente mi ha insegnato a essere molto più aperto e non sarei mai riuscito a stare davanti a una fotocamera, mentre adesso lo faccio abbastanza tranquillamente. Mi ha insegnato a ascoltarmi e anche a cercare di creare qualcosa che possa essere utile alla gente. Veloce, la prima cosa che ti viene in mente se dico insetto. Debug. Mi è venuto in mente debug. Guarda, questa è la Incredibile. risposta giusta. Qual è il tuo animale preferito? Cane. Cane. Perché? Perché li ho sempre avuti e sono, penso, l'animale migliore al mondo a livello di compagnia e fedeltà, ecco, quindi il cane è il top. Perché abbiamo avuto un cane e sono rimasto affezionato. Il colore preferito dell'altro? Diciamo il verde. Verde, ma non lo so. Sinceramente non lo so. Non lo so, sinceramente. Sogno nel cassetto? Avere YouTube come prima entrata e quindi come lavoro effettivo a tempo pieno e riuscire a vivere la vita che voglio, questo è il mio sogno. Diciamo non ho proprio un obiettivo specifico, quindi dare sempre il massimo giorno dopo giorno, si vedrà che cosa ci riserverà la vita. Hai mai litigato con Davide? Sì, non grossissime litigate, però ci sono stati dei giorni in cui ci siamo mandati a cagare, diciamo, simpaticamente. Però nulla di serio, incredibile. Hai mai litigato con Federico? Sì, più che altro tipo parlando di calcio ai tempi, però vabbè, poi abbiamo chiarito, risolto. Anno, mese e giorno di nascita del vostro canale YouTube. 2017, luglio 24. 17 luglio 2017. Quanto sei alto? 1,80. Tipo 1,64. Un colore che non ti piace per niente. Il viola. Penso il grigio. Consigli per chi vuole aprire un canale YouTube? Sicuramente dovete partire non col presupposto di guadagno, soldi, ma perché vi piace, quindi passione ed edizione, come abbiamo fatto noi. Sicuramente dovete avere già l'idea di poter investire un minimo e sapere che la qualità ormai è veramente alta, quindi non potete permettervi di partire già con qualche difetto. Però se avete passione ed edizione, ci investite quel minimo che serve, secondo me non c'è nulla di male nel partire anche nel 2022.
mettetevi da parte un po' di video, cioè non iniziate magari così a caso. Cercate una struttura e magari anche la cosa ideale sarebbe una nicchia magari da ricoprire come argomenti. Invece noi andiamo a caso, quindi poi ho visto. Siamo l'esempio esatto. Perfetto. Film preferito? Diciamo mondo Marvel, mi piace molto. Endgame penso sia l'apice della bellezza, cioè, per quel genere lì, però sì, Endgame mi è piaciuto molto. 1917. Serie TV preferita? The Walking Dead, l'ho guardato tutto più volte, mi piace molto, se no anche Vikings, anzi Vikings direi il primo posto. Breaking Bad. Dio esiste? Per me no, cioè non ci credo. Sì, ma... Basta. Qual è un tuo hobby scollegato da YouTube? Ad ora nulla, a parte la palestra, non ci vado tantissimo, però è la palestra per adesso. Guardare, cioè seguire la mia squadra del cuore, cioè il Milan. Hai mai rubato qualcosa? No. Direi di no. Ok, ora fai una faccia buffa. Più buffa? Tipo? È tipo quello che vuoi. Ho tanto il canale più le mie facce buffe, quindi... Veloce, la prima cosa che ti viene in mente se dico ASMR? Voce bassa. Crunch. Qual è un comportamento di Davide che non ti piace? Quando arriva in ritardo, cioè sempre. Qual è un comportamento di Federico che non ti piace? Boh, che a volte potrebbe magari ragionare un attimo meglio e magari essere meno impulsivo. Anche se non è proprio... Lo sai che per bilanciare un commento negativo bisogna dirne almeno 3 positivi? Dai, prova a redimerti. Beh, è un bravissimo ragazzo, si impegna in tutto quello che fa e è molto intelligente. Ti aiuta, cioè se hai bisogno comunque è sempre disponibile ad aiutarti, che si sbatte molto per il tipo di vita che deve affrontare. Non so, anche solo badare agli animali è una cosa oltre a quello che già fai pesante. Ho apprezzato comunque la sua volontà di imparare cose nuove che riguardano YouTube, diciamo, cioè anche come funziona magari una fotocamera. Hai mai preso parte a una rissa? No. Quando ero piccolo, a scuola, all'elementare. No, no, cioè mi sono dovuto difendere, però c'era un bordello. Almeno questo vago ricordo. Il voto più basso che hai preso a scuola? Allora, non penso di aver mai preso uno 0, però... Forse un 2 sì. Sì, era un 20 su 100, 2 su 10, scusate. Penso 1, se esiste. Quali youtuber ti hanno ispirato? Italiani e non, ovviamente. Beh, da più piccolo, diciamo, adolescente, guardavo Anima, Stepney, i Mates, insomma. Diciamo che loro mi hanno un minimo invogliato anche a provare a fare questo percorso. Comunque ho iniziato con Gabbo, Giastron, Dread... Johnny Creek. Il momento più bello della tua vita? Che domanda! Io potrei dire questo raggiungimento dei 1000 iscritti, perché sinceramente altri momenti così incredibili non ho avuti, quindi direi i 1000 iscritti. Allora, io ho un bellissimo ricordo dell'oratorio quando ho fatto l'animatore. Diciamo quel periodo, penso il primo anno che l'ho fatto, l'estate è stata bellissima. Chi è il più creativo tra i due? Sicuramente Davide, io sono molto più materialista o comunque... Terra. Esatto. Penso io. Sì. Hai delle cicatrici? Sì. Come te le sei fatte? Mi sono spaccato un femore quando avevo 5 anni sul Bob. Dopo che avevo fatto una lezione di sci perfetta, senza neanche una caduta, ho preso il Bob e mi sono schiantato su un muro di ghiaccio. Sì, tipo una qua, questo si vede. Tipo cadendo, cioè scivolando in garage perché era bagnato. Non so come, cioè tipo non so come cazzo ho fatto, però mi sono aperto qua. Hai mai fumato? No. No. Hai dei tatuaggi? No. No. Ti faresti mai un tatuaggio? Forse sì, però non troppo grosso. Adesso no, magari in futuro piccolo però. Immagina, ti svegli al mattino e sei una femmina, qual è la prima cosa che faresti? Beh, mi toccherei le tette sicuramente, cioè... Capisco come è fatto il mio corpo, per restare puliti, diciamo. Veloce, la prima parola che ti viene in mente se ti dico social network? Instagram. Instagram.
Dimmi tre motivi per cui iscrivermi al vostro canale. Vi divertirete un casino, veramente tanto, perché come vedete facciamo figure di merda in continuazione e nei nostri video potete trovare divertimento, molte informazioni utili anche perché facciamo video molto utili, come tutti i tutorial e le recensioni che trovate sul canale, e perché siamo due bravi ragazzi, quindi belli non lo so. Magari no, però bravi ragazzi, quindi anche questo può aiutare. Perché siamo stupidi, ma anche simpatici, spero. Si possono trovare anche nozioni interessanti, perché se vi iscrivete, guardate i nostri video, ci avremo sempre più supporto, miglioriamo, creiamo sempre cose più belle, nuove, incredibili. Rifacciamo il gioco di questo o quello che vi ho visti carichi. Viaggio di relax o viaggio di cultura? Relax. Relax. Pillola rossa o pillola blu? Allora, dico rossa, ma dipende com'è la mia vita. Cioè, se la mia vita è bella, blu. Non mi ricordo cosa cambiava, diciamo rossa. Ah, allora vuoi scoprire quanto è profonda la tana del bianconiglio? Esattissimo. Barba o baffi? Nessuno dei due. Barba. Thor o Loki? Thor. Loki. Spider-Man, Iron Man, Pat? Man. Man. Estate o inverno? Estate. Difficile, quando è estate è inverno, quando è inverno è estate. Il freddo lo puoi combattere, cioè tipo con le coperte, col fuoco, mentre il caldo, vabbè ok, ora ci sono i condizionatori, però normalmente no, quindi direi inverno. Caramelle o gomme da masticare? Caramelle. Caramelle. Gelato, cono o coppetta? Cono. Coppetta. Invasioni di zombie o invasione di alieni? Zombie. Io quando guardo The Walking Dead, cioè vorrei essere dentro The Walking Dead, quindi con i zombie. Assolutamente. Figa, alieni si è spacciato, sì. Cioè, zombie, diciamo zombie, dai. Obbligo o verità? Verità. Verità. Charmander, Bulbasaur o Squirtle? Charmander. Io, al contrario di tipo il 90% dei bambini, presi Bulbasaur, incredibile. Adesso direi sempre Bulbasaur. Alza l'indice. L'indice. Ah, ok. Qual è questo? Ma poi hai fatto così. Oh, porca. Mi ha ingannato. Sono finite le domande? Devo dirlo io. Spero di sì, sei qua da un'ora. Tipo. Non lo so, devi dirmelo te. Sì, sì, sono finite. Il video è finito, saluta. Ciao a tutti ragazzi, spero di aver fatto abbastanza figura di merda da avervi reso la giornata un po' migliore. Vi ringrazio ancora personalmente dei 1000 iscritti, penso l'abbia fatto anche Davide. Ciao a tutti e grazie della visione, speriamo che vi sia piaciuto. Una piccola menzione. Per chi sta dall'altra parte della fotocamera, un ringraziamento a Cinzia che ha scritto le domande ed è qua con noi a supportarci. Vi lasciamo in descrizione l'Instagram di Cinzia, così potete andare a vedere tutto quello che fa, tutti i suoi lavori e mettere un bel mi piace. Inoltre seguite anche noi su Instagram, visto che ci seguite in pochi ancora, mettete like anche lì e followate. Se questa è la conclusione del video, iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate, ci vediamo al prossimo video, bella! Yeah!